Am venit de mai multe ori. Educația studenților din anul 1 și apoi din anul 2 și apoi continuăm în anii 5, în anul 6 și vom continuăm cu studenții care ajung la 40 de ani, la 50 de ani. Este un subiect care niciodată nu se epuizează și asupra căruia perspectivele autorizate, cum este perspectiva profesorului Vosi, sunt de cel mai mare interes. Prezența lui profesor Agostino Vosi la noi în Universitate, în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură, este una care trebuie apreciată, lăudată și, sper eu, aplaudată, pentru că nu foarte adesea avem ocazia de a vorbi despre astfel de fenomene importante și să aflăm lucruri chiar de la cei care le-au trăit, le-au experimentat, le-au integrat într-un sistem al cunoașterii foarte important și care vin la noi să ni le prezinte. Cu aceste cuvinte, aș vrea să mulțumesc Universității de Arhitectură pentru parteneriatul pe care anul acesta l-are cu Uniunea Arhitecților și în vederea organizării Bienalei Naționale de Arhitectură. Îi mulțumesc doamnei Silvia Pintea, care s-a ocupat de organizarea și logistica acestui eveniment, printre altele pe care le organizează în cadrul Bienalei Naționale de Arhitectură. Doamnei Micaela, pentru traducerea textului, domnul profesor Augustin Ioan și... N-am nicio contribuție, de zic, mă cheam Augustin. Care nu are nicio contribuție, dar pe care domnul profesor Vosi numește Caro Amico, adică amic rar. Deci, cu prezența sa, face ca trebuie să meargă și reduce mai departe, așa încât... Pe riscul dumneavoastră. E bine că e domnul Augustin Ioan aici da, și asume riscul, deci asta înseamnă că eu m-am... Dar numai pe onorul atins, după aia, îmi asum riscul cu doctorul în partea. Partea musul. Signor Vosi, grație să le prezente qui. Come dicevo, abbiamo anche un studente italiano qui nella presenza di Davide, che è il nostro studente. Signora Tureanu, doamna Tureanu, nu poate să fie prezentă, este la Cluj, dar vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vom avea mult de învățat. Vreau să încep eu puțin să vă prezint pe domnul profesor Augustino Vosi, care este doctor în arhitectură, locuiește și lucrează în Napoli, la Universitatea din Napoli. E profesor la arhitectură și arhitectură de interior, coordonator doctorat în filozofia interiorului arhitectural la Universitatea din Napoli, Federico II, așa se cheamă universitate. E profesor de onoare al Facultății de Arhitectură din Montevideo și al Universității Republicane din Republica Orientală Uruguay. Coordonează lucrări în cadrul școlii doctorale de cercetare în arhitectură de interior al Universității Politehnice din Milano. Profesor universitar în cadrul masterului în design de interior al Universității din Salamanca, din Spania. Profesor universitar în cadrul masterului de arhitectură de interior
al Universității Politehnice din Madrid, Spania. Activitatea sa didactică și de cercetător este caracterizată prin numeroase proiecte de schimburi culturale care vizează, în primul rând, popularizarea disciplinei de arhitectură de interior și de design al obiectelor de mobilier în instituții și universități în afara Italiei. Aici o să vă povestească poate două vorbe, foarte multe workshop-uri. Practica în arhitectură. Pentru domnul profesor Bosi, practica în arhitectură este esențială și noi apreciem foarte mult acesta și încercăm pe cât posibil să furăm experiența dumnealui. E autorul a numeroase publicații de cărți, eseuri și articole și reviste specializate în Italia și în străinătate. A participat în calitate de consultant la Radio Televiziunea Italiană la promovarea activității educaționale și științifice prin utilizarea mijloacelor de informare în masă și a realizat interviuri și scurtmetraje pentru rubrica săptămânală Il piacere di abitare. Nu vă citesc, că e mult mai mult de spus despre domnul, despre activitatea domnului profesor Bosi. O să-l lăsăm pe el și o să înțelegeți de ce suntem atât de bucuroși să-l avem cu noi. Este o onoare și o plăcere. Onoare. Mulțumesc. Buonasera. Io quando entro in questa stanza sono sempre felice. Il mio umore cambia completamente. Perché io amo moltissimo questa stanza, perché ci vengo da moltissimi anni, da 13 anni più o meno. Domani racconterò l'inizio dell'avventura, la mia presenza in Romania. Domani la racconterò. La Calderon, la sedia di la ora 5. Oggi parliamo della casa italiana. Avete visto che io ho messo un punto interrogativo. Allora si deve leggere casa italiana e si deve fare anche così. Così. Ma non si sa. Quando questa signora che ha fatto il riassunto del mio ampio curriculum mi ha proposto di fare due conferenze qui a Bucarest, io ho detto sì, naturalmente, e lei mi ha detto, ah ma guarda, io sono stata adesso in Sicilia, ho visto una casa bellissima, e sono stata ospite di una villa meravigliosa nelle campagne. Bravo. No, ma tu devi parlare della casa italiana. Va bene, ho detto, parlerò della casa italiana. E sono, poi ci siamo separati e è passato il tempo. Un tempo che è stato un calvario intellettuale. Queste parole, casa italiana, buttate così. Sospetto in questo momento anche con ironia, con una forte volontà di provocatrice da parte di Silvia, hanno cominciato a ballare nella mia testa. Che cosa è una casa italiana? Allora, il rischio è di essere sciovinisti, di essere nazionalisti, di dire stupidaggini fuori luogo, è come dire e domandarsi se esiste una casa italiana. Esiste una casa italiana? Non so. Si può dire io abito italiano? Non credo. Si può dire io parlo italiano. Questo si può dire. Come si può dire io parlo giapponese. La mia amica Françoise, quando fa l'imitazione del giapponese che parla, è incredibilmente simpatica. Lo fa così bene che sembra giapponese. E la casa giapponese, noi... Sì, sì, però no. Sì, io penso. Però come hai detto, ciascun dopo, da contribuire a fare un'altra cosa. Grida forte.
Deci, domnul Agostin Obosi a început prin a spune, a povesti cum a început această idee acestei prezentări, când doamna Silvia Pintea mi-a cerut să fac o prezentare despre Casa Italiana, făcând referire direct la o casă pe care o văzuse, foarte frumoasă, casa lui Tomase di Lampedusa în Sicilia, făcută cu un interior minunat. Și a cerut domnului Agostino Bosi, l-a rugat să facă o prezentare despre Casa Italiană. A acceptat imediat, prima frază, primele propoziții pe care le-a spus dumnealui în prezentare au fost dragostea pe care o are pentru această școală și pentru această sală, Sala Freșcelor, care este foarte dragă. Deci a prezentat în Sala Freșcelor, a face o prezentare, fie chiar și despre Casa Italiană, a acceptat imediat. Numai că după aceea a început un calvar intelectual, pentru că a început să se gândească ce înseamnă Casa Italiană. S-a gândit că la această solicitare ca la o provocare un pic ironică și un pic cu o forță provocatoare la această solicitare. Și au început să se gândească ce este oare Casa Italiană, de aceea în text apare acel semn de întrebare, oare ce este Casa Italiană. Putem spune, vorbi despre o Casă Italiană fără riscul de a fi naționaliști sau un pic șovii. Există o Casă Italiană, putem spune că locuim într-un mod italian, așa cum am putea spune că locuim într-un mod japonez. Putem face paralela cu a spune vorbim italiană, vorbim japoneză, vorbim română, poftim, și atunci locuim italiană, locuim japonez, locuim românește, adaug eu. Noi, convenționalmente, siamo abituati a immaginare una casa giapponese come uno straordinario spazio dettato dal ritmo e dalle misure del tatami, dall'assenza dei margini esterni opachi, dalle sue trasparenze, dalla molteplicità delle linee degli spazi, eccetera. Ma i giapponesi abitano in questa casa? No, i giapponesi non abitano in questa casa. Questa è una casa storica, un modo di abitare storico che ha caratterizzato alcune classi sociali, non tutte giapponesi. Quindi non possiamo parlare di casa giapponese, in realtà. In realtà possiamo parlare di casa. Cos'è una casa? La casa è un edificio che abbiamo costruito ed è il mondo umano, il mondo degli uomini, che si relaziona con la natura. Nel momento in cui l'uomo scopre che esiste l'architettura, comincia a relazionarsi con la natura, a avere un rapporto armonico con la natura, non un rapporto conflittuale, un rapporto amichevole. E nel piccolo mondo che si costruisce l'uomo, grazie all'architettura, si riassume tutto il mondo nella sua totalità. Dal particolare, dal minimo particolare, si può andare verso il generale, non viceversa, come siamo abituati a fare, dal generale scendere dal particolare, no, dal particolare salire dall'infinitamente piccolo, salire verso l'infinitamente grande. Deci ne putem imagina o casă japoneză într-o modalitate europeană de a vedea lucrurile. Vedem casa japoneză construită după măsura saltele, tatami, cu pereți exteriori, vitrați, cu hârtie, cum erau. Dar oare japonezii locuiesc în acest tip de casă, așa cum avem noi impresia? Este aceasta o casă tipică japoneză? Nu, este mai degrabă o casă tradițională, o casă istorică japoneză, în care o anumită pătură a societății locuia. Deci, în realitate, putem vorbi de ceea ce înseamnă o casă, ca pe un edificiu, este momentul în care a apărut arhitectura, vom vedea mai departe, un edificiu prin care omul relaționează cu natura, prin care omul are un raport amical, nu antagonist, cu natura din jurul lui, un raport prin care acea lume, preluată de la detaliu către general, construiește, în care se construiește lumea în care omul, casa în care omul locuiește. Doamna, nu o locuiește. Ce-a spus acolo? Cum ați plătit?
Io farò riferimento per cominciare a parlare di una casa che caratterizza il panorama abitativo italiano e che lo ha caratterizzato durante circa 2600 anni, una casa che rappresenta l'aspirazione, come vedremo, comune a culture le più differenti e le più lontane tra loro. La tipologia della casa a corpo, la casa che si costruisce intorno a una stanza con un cielo aperto, ha caratterizzato e caratterizza tutte le culture abitative del mondo. E in Italia ha fatto la differenza una sostanziale regola che è stata imposta, una regola compositiva, una regola di successione degli spazi che si deriva da una tradizione storica e culturale che viene da lontanissimo, viene addirittura dall'Asia Minore, in certa misura. Quindi la casa italiana, in prima istanza, è stata influenzata da culture che venivano da lontano, da fuori. Comincia nel mondo della cultura etrusca, ma il mondo della cultura etrusca raccoglie messaggi che vengono da altre culture. Lo vediamo in questa pianta. Sì. O casă care reprezintă o aspirațiune comună a culturi diferite, a culturi depărtate, este casa cu curte, casa care se desfășoară în jurul unui curs, și care caracterizează această aspirație a omului, este și legătura asta la religion, cu ceea ce am spus mai devreme, legătura cu natura și omul care încercează în jocul naturii. Regulile compoziționale care guvernează o astfel de construcție, o astfel de casă, vin însă de undeva de departe, vin din Asia Minor. Casa italiană fiind influențată de culturi depărtate care ajung în Italia, pe insula italică, prin cultura etruscă. Il cosiddetto Palazzo Murlo. Murlo è una piccola località vicino a Volterra, nella Toscana, nell'Alta Etruria. In questo palazzo esistono solo le fondamenta, è stato in un certo momento della sua storia incendiato, ma stiamo parlando del V secolo a.C. ed è scomparso. Intorno al palazzo non c'è niente, ma non è possibile immaginare che una costruzione così importante non avesse niente intorno. Aveva intorno costruzioni fragili, costruzioni precarie, costruzioni che la natura avrebbe distrutto e sedimentato in poco tempo, di cui non rimangono tracce. E scomparì abbastanza presto, ebbe una vita breve questo edificio. Ed è caratterizzato da una pianta, grossomodo quadrata, con quattro torri agli angoli, in evidente ruolo di difesa, un solo ingresso e una sola via, quindi preparato alla difesa, intorno a uno spazio aperto, porticato su tre lati, dove nella parte superiore vediamo un insieme di ambienti straordinariamente importanti. Sono ambienti che si derivano dalla padana persiana e dagli antichi grandi siriani del primo e del secondo millennio avanti Cristo, andiamo ancora indietro nel tempo. E sono proprio questo spazio, questa disposizione durerà migliaia di anni dopo essere stata
in questa costruzione. Di cosa si tratta? Si tratta di uno spazio centrale. Questa disposizione. Nello spazio centrale, divano, uno spazio sacro, uno spazio destinato alla celebrazione dei fasti della famiglia, degli dèi in cui la famiglia crede e del culto degli antenati, quindi uno spazio fortemente simbolico e significativo. Con due aree, due ambienti laterali dove si conservavano tutte le immagini di quello che lo spazio centrale rappresentava e che periodicamente venivano portate alla vista pubblica, alla vista del popolo. Di fronte a questo spazio sacro c'era un altro piccolo spazio che era un altare dove si consumavano i sacrifici, in altare, quindi tutto questo insieme a divana, aria, sacra gentilizia costituiva il nucleo fondamentale, simbolico del valore della famiglia. E il palazzo dominava su un vastissimo territorio e offriva riparo a tutte le popolazioni intorno in cambio di prestazioni. Quindi era organizzato per contenere grandi quantità di pettovaglie, grandi quantità di tipo, era organizzato per la residenza, era organizzato per avere una stanza grande a cielo aperto per relazionarsi con il firmamento. Da questo momento possiamo parlare non più di casa italiana, ma di casa italica, perché questa casa caratterizzerà fortemente e verrà fortemente regolata nelle sue regole compositive dalla cultura latina e poi continuerà questo tutto, come vedremo, fino ai nostri giorni. Quindi è più corretto parlare di casa italica, non di casa strettamente italiana. L'Italia non esisteva quando non esisteva. L'Italia era identificata dai nostri antenati greci come la punta della Calabria. Lì era l'Italia per i greci del V secolo. L'Italia diventa Italia sotto l'impero di Augusto. Allora sì, Augusto definisce i confini delle Alpi dalla Liguria fino all'Istria, le isole, tutto, allora diventa Italia, ma ci vogliono più di 1000 anni Deci, ideea este de succesiunea spațiilor, spațiul central destinat celebrării, făcut
tratat acest abuziț, un fleu fundamental și simbolic al valorilor familiei, domina un teritoriu vast, oferind apărare contra ceva populației din jur, avea rol de rezidență și de depozitare. Și din acest moment, spune domnul profesor, putem vorbi despre, nu despre casa italiană, ci despre casa italică, ceea ce se cheamă casa italică, care va fi normată prin regulile mai târziu și se va vedea această desfășurare în expunere. Și-a mai făcut domnul profesor o mică discuție despre termenul despre denumirea de Italia, care este un cinci era construcă de greșe la vârful cismei, ca după aceea Augusto să o transforme în Italia pe care o poștima să te facină, nu mai este ceea ce. Poco usciremo da questo palazzo, ma prima vediamo questo reperto che è stato trovato all'interno, che è una grande lastra di terracotta, dove è rappresentato tutto il senso della vita che si realizza in questo interno, il senso della famiglia, dei valori che sono veramente importanti. Il banchetto, il momento della convivialità, il momento di essere insieme. L'assemblea divina, la famiglia, Father and Mother Familias, e tre verità fondamentali in cui credeva. E il corteo delle nozze, per celebrare la fecondità della famiglia e la continuità della stirpe. Queste tre immagini simbolizzano completamente, sinteticamente, tutti i valori rappresentati in questa costruzione. Este o lastră de ceramică care prezintă elemente din viața familiei, banchetul în care se rămâne familia, familia, tată, mamă, zei producători ai familiei, cortegii nuțiali, nuțial, că avem o imagine a continuității scrisă. Eu detto, dura poco la vita del Palazzo di Nuovo. E già nel VI secolo, quindi quasi succede un fenomeno molto interessante. Le case si moltiplicano e quella che era prima lo spazio di sacra gentilizia vengono portati fuori dalla casa e diventano il tempio, il punto della comunità. Non è più solo il punto della famiglia, ma è il punto della comunità. E questo del rione di una città. E vediamo che la disposizione degli interni risponde a quel criterio fondamentale. I tre spazi, lo spazio centrale, le due ali, lo spazio centrale, le due ali, lo spazio centrale, le due ali, questo è una cosa che si modifica in tutte le cose. Cum am spus de la început, această clădire, această construcție are o viață scurtă, se conduce 11, vedem că casele se multiplică, deci acele principii pe care le găsim în spațiul privat încep să se regăsească în case multe și mărunte, ca să spunem așa. Spațiul care era sacra gentiliția, deci de dedicat idolilor de bine, pleacă în afara locuinței, se duce către comunitate, devine templul în care comunitatea are cultul zeilor protectori și este momentul în care se naște orașul. Orașul tot construit pe același tipic, un spațiu central și are fine. La fine del VI secolo, avanti Cristo, abbiamo un fenomeno urbano molto interessante. Secondo lo schema della platea le strade si incrociano con andamento nord, sud, est, ovest e che individuano lunghi lotti all'interno dei quali si disegnano e si realizzano abitazioni. Sono i primi embrioni della casa italica. Già vediamo l'accesso, la stanza a cielo aperto e i tre spazi fondamentali, che non sono più uno spazio
ostacolo, ma sono uno spazio di convivialità e di soggiorno. In questo spazio si nasceva, si viveva, si moriva e tutti gli spazi delle case sono caratterizzati dallo stesso. Qui abbiamo l'ingresso laterale, una sequenza di norme, qui abbiamo l'ingresso assiale che poi rappresenta l'embrione, quello che sarà la regola della casa. Questo tipo se può lasciare casa potesse appare schema laterale per la piazza di casa. Se può lasciare appare schema platea greca, platea non si piazza, costruzi che hanno fatto, costruzi longitudinale orizzontale, care vine la intersecții con casa cele pătrate în care se dezvoltă casa. Este începutul casei pe care o numim casa italică, este embrionul casei italice, care se dezvoltă în acele opuri, având în centru curtea deschisă, către cer, și spațiile pentru locuința care se desfășoară viața familiei desfășurată în jur, cu o intrare, un exemplu era în lateral, dar în general era o mână în ax, intrarea în ax, care va fi preluată pe tipul casei italice despre care se vorbim. Vedete, lo spazio centrale, l'atrio, era coperto in un primo tempo. Atrio, in latino atrium, ma perché si chiama atrio? Atrium ex fumo, nero per il fumo, perché al centro si accendeva il fuoco. E quindi questo è uno spazio oscuro che si aprirà successivamente, vedremo nelle tappe successive della composizione della casa. Spazio centrale era l'antico Campis, adulta per il fumo, l'idea era che quello che faceva fuoco era meglio di causa comunica. Ci aiuta a capire il fenomeno abitativo, la cultura e il turismo, la cultura della vita oltre la morte. È rappresentata dall'abitazione, dalla casa, nelle sue rappresentazioni di vita, di minute, fino alla rappresentazione vera e propria di un'abitazione etrusca, dove vediamo nella sezione la successione degli spazi, questo ruolo, questa parte centrale, questa è la sezione delle due stanze laterali, in entrambi i piccoli e latini, e sempre lo stesso spazio prepartito, dove la parte principale del soggiorno, come detto prima, in tutto il livello, dello Stato è rappresentato per cento nella tomba di un progetto di volume del terzo secolo avanti Cristo. E nel IV secolo avanti Cristo che la casa romana viene teorizzata dal punto di vista del contenuto compositivo e la successione degli spazi viene determinata con precisione. Abbiamo un ingresso auge, abbiamo un atrium, abbiamo un tablinum, abbiamo le due aree, abbiamo lateralmente il cubicolo, che erano le stanze per coprire, e oltre il tablinum, parte centrale, dentro di questo spazio prefattivo, abbiamo un piccolo portico e un altro scoperto. La casa rappresenta il mondo. È completamente chiusa all'esterno, non ha nessuna comunicazione con l'esterno, è solo la porta. E la centrale, il resto è tutto interiore, è il mondo che l'uomo costruisce intorno a se stesso e che rappresenta il mondo. Il mio ricordo della campagna, il mio ricordo del cielo, è ancora chiuso, nel terzo secolo è ancora chiuso, ma lo vuol dire. Secolul IV înainte de Hristos, deja găsim casa romană, care devine
nazione nel 79 dopo Cristo, scusate, mi ho sbagliato, il dopo Cristo, post Cristo, questo è un errore stupido, ma è colpa di tutti. E dopo Cristo, no? Dobbiamo introdurre un altro concetto che Vitruvio aveva anticipato. Vitruvio dice che l'evoluzione del progetto della casa si determinerà per effetto del togliere e dell'aggiungere, introducendo correzioni nella simmetria generale, ricercando l'armonia proporzionale delle diverse parti. Questa è la sentenza definitiva, teorica, di Vitruvio, quindi della cultura latina matura, che sancisce e determina le regole compositive per la casa. Per questo la casa a corte costruita dai Romani ha le sue regole precise ed è differente da tutte le altre case a corte. Il principio è uguale, ma le conseguenze no. Le conseguenze sono fortemente, praticamente determinate dalla teoria della cultura. De fapt, am văzut că în începe cu anul 79 după Hristos, anul vedeții vulcanului Vesuviu și cu casa Tiberius, pe care mă vorbim de la Pompei, de la Pompei, și face o paranteză trimițând la Vitruvio, care spune despre cum a devenit acest domus roman. Vitruvio vorbește despre motivele, aceste motive de ce am spus că există un canon de dezvoltare a casei romane, dar acestea vor suferi o evoluție semnificativă, dar care, după cum afirmă Vitruvio, va fi determinată ca urmare de a înlăturării, eliminării unor elemente, adăugarea unor elemente, o introducerea unor corecții în simetria generală, care general era căutată de pe termen antică, căutând armonia proporțională între diverse elemente. Ed e un poco prima dell'evoluzione di Gesù, che ci ha consegnato questa memoria, che vediamo come la casa è evoluta nel tempo. Il tetto sull'atrio è scomparso, la stanza è da cielo aperto, si apre al cielo e viene costruito il conflutum, una fonte che raccoglie l'acqua, che sarà anche la riserva di acqua per la casa e per gli uomini. Il proprietario è diventato ricco, sta ristrutturando la sua casa, non è un concetto moderno, è un concetto antichissimo, quello di intervenire sulla preesistenza. Sta intervenendo sulla sua casa, erano lavori in corso, questo è una casa del tributo. Il nostro tributo aveva fatto i soldi, era ricco, e aveva introdotto al posto di una delle due aree, lo spazio di Manicello, un grande spazio per il ricevimento, era un ethos. L'ethos era uno spazio mediato dalla cultura egiziana. Non solo, aveva costruito anche il secondo piano per la servitù, aveva comprato un lotto vicino e la casa era aumentata nella sua superficie e aveva aperto anche alla strada alcuni locali per realizzare delle botteghe. La casa è diventata incredibilmente moderna, è diventata straordinariamente attuale, e siamo soltanto nel primo periodo del progetto. Vorbim despre casa chirurgului și despre modificările care încep să apară, așa cum spune conceptual Vitruvio, ale casei, ale tipului general al casei romane. Acoperișul de peste apă dispare, apare ceea ce se cheamă Vitruvio, acea spărtură în acoperiș și bazinul de jos care culege apa în mama de ploaie. De asemenea, apare ceea ce se cheamă lăutus, care vine ca origine din Egipt. Casa primește un etaj, chirurgul devenit bogat, de fapt este intervenția, o vedem și noi acum în arhitectură, intervenția omului bogat asupra locuinței sale, cumpără un loc în apropiere. Și se mai întâmplă ceva, spațiile din față se deschid către stradă, devin având funcții comerciale, se cheamă tavernă
più umili, più modesti della situazione romana, abbiamo sempre presente la stessa disposizione. Queste sono case dell'età repubblicana, quindi poco prima della elezione, e vedete che abbiamo sempre la stessa successione spaziale. Falco, atrium, tablino, porta. Continua a esistere anche nelle situazioni più umili, più modeste, la stessa tradizione spaziale. Ma abbiamo casi straordinari nel secondo secolo avanti Cristo. Abbiamo case con grandi spazi interiori, con grandi armi. Abbiamo case che derivano da milioni di più case. Guardate questa, la cosiddetta del labirinto, per la presenza di queste ordinarie notarie, ma che in realtà è composta da due case che sono state verificate con la proprietà. E vedete che ci sono due ingressi, due lati, un pallino, le due ali, e all'interno c'è una nuova composizione, il pedestino. L'occhio con l'unus diventa importantissimo. E abbiamo qui una straordinaria abbondanza, una straordinaria generosità dello spazio, un'organizzazione bellissima per la passeggiata, per il tempo libero, per la delizia del giardino. Abbiamo tutta la mano per le attività produttive, per le strategie. E al fondo abbiamo ancora una piccola casa, vedete che il gioco di studio è ancora un piccolo. Ed è un Medus, questo diventa un Medus, questo, che è rappresentato come sala per le feste, sala per le feste. Va bene, questo è casa presentando questo unire di fatto due case con aquella successione di spazi e questa casa la direttori fare due analisi di unire le due case due entrate o altri un tablino due ale dalla quale già parciato c'è a questa casa pare che il stimolo in giro di corpo tutta interiore spazio per tuo pare che și acest statul ECS nu e sala pentru facilități și proiecții care se întâmplă în sala. Un'altra casa straordinaria che ci racconta un'altra attitudine tipicamente italiana, la casa di un collezionista. La casa dei vecchi in realtà era la casa di due vecchi, due schiavi che erano stati liberati e erano diventati ricchi, i quali erano appassionati di collezionismo, collezionavano piccole sculture greche, che facevano venire dalla Grecia, i greci erano più bravi dei latini in questa storia, ma i latini erano più bravi perché si prendevano già fatti, già pronti per loro, e organizzano l'esposizione della loro collezione all'interno del loro giardino, del loro peristilio. Questa casa, vedete, poi l'associazione degli spazi è sempre la stessa. Palco, atrio, columni, cabine, ale, è sempre uguale. Andamento assiale, sulla fine, mentre è vestito. Tutto il resto è uno sviluppo organico che viene determinato anche dallo scoprimento di una piccola casa vicina, eccetera, destinato al servizio di attività connessa. Ma questo è molto interessante per la posizione che è stata in Grecia, che abbiamo trovato lì, perché rappresenta in qualche modo il primo museo, il primo a un certo punto è straordinario, casa dei vecchi, sono casa
si arriva al momento, siamo quasi al momento dell'eruzione, quindi siamo al primo secolo, alla fine avanti Cristo, del primo secolo avanti, del primo secolo dopo Cristo. E vediamo straordinari esempi di case che si realizzano sulle mura di contea. Ah, le mura, perché? Perché l'impero era assolutamente sicuro, non c'era più niente da difendere. Gli altri si dovevano difendere, i romani non si dovevano difendere, andavano solo a conquistare. E quindi le mura non servono più, le mura della città non hanno più importanza. E vengono costruite sulle mura piccole case che si affacciano al mare. È una disposizione di case incastrate, il cui ricordo rimane anche nel 1700, per esempio, nella città di Napoli, siamo vicinissimi, dove le costruzioni scendono e si realizzano lungo il pendio della cornice. Confermo che è a Napoli, dopo quasi 2000 anni. Mentre nelle case di campagna, nelle ville isolate, che erano autentiche fattorie, dove veniva organizzata la produzione, il peristilium esce anche all'esterno, con colonnato, e accompagna la casa. È l'embrione di quella che sarà tutta l'architettura classica e neoclassica dei secoli e dei millenni successivi. Realizzate per Terezzo, orașul Pompei, era un moment în care Roma era atât de puternică încât nu și zidurile de apărare nu și-aveau rostul, pentru că ea era invincibilă, și atunci s-au construit case pe zidurile de apărare, casele sunt în fața mării, privesc marea, face o paralelă cu un profesor cu Napoli de Eraso, Napoli de mai târziu, în care casele sunt înșiruite în fața mării, în același mod. Deci dacă vorbim despre casele din oraș care se dezvoltă în această manieră, în schimbările casei de la țară sunt altele și observăm acolo cum vei stilul care era interior se duce către exterior, face legătura dintre casă cu spațiul exterior, transformându-se în... Chi erano gli architetti che costruivano queste case secondo il dettato di Vitruvio? Erano architetti di abilità straordinaria, quale oggi noi possiamo dimenticare, non siamo così bravi. Tant'è vero che questa data, la casa del poeta tragico, la casa di un attore, sono trovati le maschere, aveva inquietato anche le Corbusier, che nella sua visita a Pompei aveva attentamente osservato. La teoria vuole un andamento assiale della successione degli spazi. Così, allora si immagina che la casa sia su un lotto perfettamente simmetrico e che possa rispondere alla simmetria dei suoi spazi in maniera perfetta. E quando il lotto non è simmetrico, che faceva? L'anonimo collega che ha costruito questa casa ha fatto un miracolo dal punto di vista della composizione e della capacità espressiva di attribuire le spazi. Vorbim despre architecți, faptul de referire la architecți cu abilități extraordinare, architecția anonimă a abilității, și vorbim despre casa del poeta tragic, al poetului tragic, care se întrovedește de fapt care a fost un actor și care l-a interesat foarte mult și pe Le Corbusier. Dacă o casa cu acest canon are simetrie, casa romană, are simetrie perfectă pe un loc regulat, dar ce se întâmplă atunci când locul nu este regulat? Iar arhitectul anonim care a făcut această casă a făcut un miracol adaptând, păstrând regulile simetriei și pe acest loc neregulat. Vedete che il lotto non è perfettamente rettangolare, ha un lato leggermente deviato. Questo determina una grande difficoltà
di realizzare gli angoli a 90 gradi, ma il nostro collega ha realizzato tutto questo. Ha fatto una prima parte della data perpendicolare al muro verso la strada e poi ha accompagnato gli altri ambienti lungo un asse perfettamente verticale che arrivasse a un punto focale al fondo. Ma vedete che il punto focale, che idealmente rispetto all'ingresso avrebbe dovuto essere al centro, se il lotto fosse stato sul momento, è tutto spostato verso un basso. Perché? Perché la percezione di chi entra nella casa e guarda attraverso la percezione visiva è accompagnata direttamente verso questo punto focale, mentre il percorso fisico che il visitatore deve realizzare non è passiato, passa intorno al convivio, entra nel cammino, arriva al piccolo convivio e scopre in fondo che questo non è centrale, ma è laterale. Questo è funzionale alla percezione da un lato e al percorso fisico da un altro lato. Nessun architetto contemporaneo fa questo. Tanto la rappresentazione in piano, ma vediamo il nostro collega che cosa sapeva fare. Questa è la fotografia dal tavolino verso l'ingresso, qui si percepisce, vedete che l'ingresso non è assiale, ma la visione è corretta dalla presenza dei forzi per attingere l'angolo esterno sotto. Qui siamo all'interno del tavolino. E qui abbiamo una sezione della casa dove vediamo l'assoluta capacità di controllo della luce naturale. Il controllo della luce naturale è il più difficile che è dato a un architetto. Ieri abbiamo visto premiare un progetto, non faccio il nome naturalmente, che al suo interno era caratterizzato dalla presenza per il controllo della luce di dei residui nel 2023. Ma è incredibile, questo non avrebbe dovuto esistere. Eppure è andata avanti perché le giurie, me compreso, sono viste. Ma non è vero, mi dispiace. Perché se questo linguaggio è plausibile all'epoca della sistemazione di questa bellissima stanza, non lo sarebbe più oggi se voi rivedessimo questa stanza. Perché? Perché avremmo dovuto moltissimo di più. Ma vedete come l'alternanza di luci e l'ombra caratterizza lo spazio e venga esaltato questo punto centrale dalla presenza forte della luce che entra dall'interno. Quindi è come il tavolino sia a cavallo nelle sue illuminazioni tra il massimo della luce e la delizia della penombra del corpo e la luce del tavolino. Un'alternanza, un ritmo assegnato agli spazi dalla abilità di controllo di questo nostro tavolino.
și de nicio penumbră obținută din conflict locul de comunare din Bărăi. Tutti belli studi sono stati realizzati per i miei studenti. Tutti questi disegni dell'inizio sono rilievi che sono stati realizzati da studenti, da portata di diritto, che io ho aiutato nella loro formazione. Cosa succede nel tempo? Nel tempo succede che la tipologia della città romana, della casa romana, eccetera, incuriosisce grandi artisti, grandi artisti contemporanei. Per esempio, Mies van der Rohe disegna insule con case ad aria. Andrea Palladio disegna una villa paradigmatica del Cinquecento e la realizza è una malcontenta su Brenta che riflette perfettamente l'andamento della polizia romana. Questo è lo studio di inclinazione degli spazi rispetto alla deformazione del blocco della casa che abbiamo visto poco fa. E ancora si studia l'inclinazione degli spazi nella propria biblioteca, nell'architettura gotica, nell'architettura classica e nella villa di Adriano. Ed è bello perché se avessimo tempo potremmo parlare delle città invisibili, perché questa immagine della città romana, della tessitura della città romana, e non casualmente, perché Carlino era un amico di lui, non casualmente citata da Calvino, senza dirla, ma si capisce della città, quando lui disegna, quando lui racconta della città di Ottavia, città ragnatela, quando descrive Ottavia, città ragnatela, Calvino fa riferimento esattamente il tessuto della città romana. C'è stato anche un Santino, corazzata questa tipologia a Marsiglia romana, che viene con quattro manifestazioni antiche, anche il Cimaggio, dopo la secola e tutta la nascita del Cimaggio, con la manifesta che parla di Lina, che è uno scritto a fare tre anni, tipologia a case romane, cioè poi lo vuole che c'è di Smaterone, qua c'è l'intera, appunto, da tutte le case qua. Este momentul în care se studiază foarte mult arhitectura clasică, se studiază arhitectura prezentă în Acropole, se studiază arhitectura clasică, arhitectura Vila Adriana de Cromode și face o referire la profesorul anul acesta este centenarul Vitalul Galvino, care a fost studiat sunt în ceremonii și în acolo în acestea acestuia și care Vitalul Galvino, un om extrem de cult, care vorbește în acea citare Ottavia, vorbește de orașul, nu știu, de la Mercella, de Rețea. Care racconta la città come una rete di ragno che è instabile. Le forze de peiaje. Lo dovete leggere. Și care este o limitere clară către vediamo il viaggio di questa casa nel tempo e nello spazio. Adesso siamo nell'ambito dell'isola italiana, ma vediamo come viaggio. Lo schema della casa italiana è questo, un'altra volta. Paulus, Adrian, Fabino, Ale, Perisini. Questo è sempre così. Ma vediamo come in alcune zone del mondo dominato dai latini l'ingresso, l'entrata, può variare. È proprio quel cambio, quella variazione che Vitruvio preconizza nella sua teoria sull'architettura.
destinati all'armonia e alla bellezza. Questi cambi derivano da atteggiamenti culturali delle popolazioni che venivano colonizzate dai latini, e da quindi venivano studiati, conservavano le tradizioni, lasciavano le tradizioni degli abitanti e i loro studi. E la casa, la domus, viene adattata di volta in volta, mantenendo le sue caratteristiche fondamentali, viene adattata di volta in volta a diverse tradizioni. Allora abbiamo soprattutto l'ingresso, abbiamo un ingresso che può essere laterale, pur nel rispetto della disposizione teorica, può essere centrale, un'altra volta, lasciare l'ala, lasciare lo spazio da scarto nel secondo piano, può essere rastremato per questioni di difesa e di discrezione, può essere molto allungato. Può essere addirittura corposo, come nel caso che troviamo nell'Africa settentrionale e in generale nel mondo arabo, che poi a San Fatih raccoglierà nelle sue straordinarie tradizioni, capitolo egiziano, che restituirà la stessa tipologia, adattando la vedetta alla cultura locale, ma mantenendo quello che è il tempo le caratteristiche della moda. E poi non nessuno. Araba non è mai reticolare e quindi bisogna adattare le percorsi degli ingressi fino ad arrivare a Rabin. E un'altra volta abbiamo la stessa tipologia di spazio che non muore e che viene replicata in diverse condizioni. Sunt de a ajunge în zonele dominate de la Rin, dar preia poate varia, deși păstrează aceeași succesiune de spații, poate varia și aceste variații sunt exact variațiile dintre care vorbește din grupul, cele pe care sunt făcute în căutarea armoniei și a frumuseții, dar variații care schimbări care vin din respectarea tradițiilor popoarelor, latinii fiind un popor inteligent și care chiar dacă vine popor, respectă tradițiile și obiceiurile acelui popor. Și domnul profesor a dat câteva exemple cum această succesiune de spații în diverse planimetrii, de exemplu, intrarea poate fi lateral, poate fi mai lungă, poate fi în formă neapărat dreptunghiulară, sau chiar întreaga casă, păstrând conceptul la locuințele arabe, prea cu totul o altă formă în funcție de locuințe. Questo è un rilievo di Pantalone che io ho fatto in questa bellissima casa, una casa del 1700, una casa del 18° secolo, in Marocco, in una campagna in Marocco, in una piccola città che si chiama Assur, dove vedete l'ingresso secondo la tradizione araba. Non si accede direttamente, bisogna arrivare in maniera lenta e controllata, ma allo spazio centrale, che si apre dal cielo e che riflette perfettamente i caratteri di lavoro. Casa marocana, un caro castello, tutta la vita devo dire, a zone, chiar dacă spațiile sunt spațiu central, descoperit, dar intrarea nu se face direct, ci se face cu un copil controlat în spațiul central al casei. E questi sono gli spazi proprietari reali in questa straordinaria abitazione. Ma vediamo come gli architetti relativamente moderni hanno raccolto questo tipo di cultura e lo hanno trasferito nella cultura del loro progetto a diverse latitudini. Vediamone solo alcuni degli esempi possibili, ci sono infiniti. Cominciamo con Carl Friedrich Schiller. Schiller è un architetto che tutti conoscete, un grande architetto tedesco, tra l'altro è il fondatore dell'Isola dei Musei, il primo museo dell'Isola dei Musei di Berlino, per il Schiller, architetto quindi fondamentale della cultura moderna.
incaricato dai decoratori di Venezia di costruirgli una piccola casa all'interno del giardino di Sanssouci a Potsdam, si riferisce completamente alla cultura mediterranea, alla cultura romana. E vedete, sopra abbiamo esempi di pavimentazione romana e sotto abbiamo gli esempi delle pavimentazioni degli spazi che Schindler adotta nella sua composizione per la piccola casa per l'imperatore di Venezia. Acest arhitecții moderni care au cules elemente ale acestei arhitecturi romane au transpus-o în lucrările lor, în exemplu este Schinkel, care la comanda lui Frederic al II-lea Patriciei construiește o casă în interiorul grădinii de la Sanssouci la Potsdam, în care creia exact toate aceste elemente ale casei romane. Schinkel nu se limita alla decorazione dello spazio. No, no. Schinkel va proprio alla radice compositiva dello spazio architettonico e organizza lo spazio secondo la casa, non solo la casa latina, non solo, ma adotta anche gli arredi che vengono dalla storia. Il Lectulus, per esempio, presente nelle scale della città sepolte, che viene ridisegnato e interpretato dalle cose nazionali che sono usate dagli studenti di Parigi, che viene replicato dalla Gruppe Teone di Vienna nel 1900, che Le Corbusier ridisegna per il suo piccolo spazio di vacanza a Capimartel dalle Cavanon, e che Schinkel ridisegna una volta all'interno della casa di San Sussurro. Arhitecții nu se limitează și încă, nu se limitează la decorații, ci se duce la rădăcina acestei arhitecturi, în lungi elemente compoziționale, dar până în urma atât, adoptă până și mobilierul. Și este exemplul patului, care are o transformare și o preluare a lui în obiecte de mobilier moderne, este făcut de către studenții de la Bozar, este preluare de către Le Corbusier, deci prevedem foarte multe obiecte de mobilier modern. Veniamo all'architettura di Schinkel. Nelle diapositive che facciamo vedere adesso, a destra abbiamo sempre Schinkel, a sinistra abbiamo l'architettura di Schinkel. Vediamo come Schinkel abbia citato amorevolmente nella sua architettura le architetture delle poste di Schinkel. Adam Schinkel dreapta, Pompei în stânga și se vede foarte clar cum Schinkel a preluat cu amor, cu dragoste, elementele arhitecturale antice, ale casei de care. Schinkel, Pompei. Schinkel, Pompei. Schinkel, Pompei. Schinkel, è straordinaria la consonanza, la capacità di trasferimento e di citazione che Schinkel realizza in questa architettura importantissima, in questa architettura storica, che testimonia la vitalità di questa tipologia edilizia. Architettura, arredamento, decorazione, sono le tre categorie che costituiscono l'interesse e la materia dell'interno architettonico, dell'architettura alla piccola scala, dell'architettura dell'uomo, dell'architettura della dimora, dell'architettura della casa, dell'architettura dove l'uomo realizza la sua vita in armonia e bellezza. Questa è la nostra disciplina. Ceea ce a făcut Schinkel mărturisește vitalitatea acestui model. Vorbește despre arhitectură ca o arhitectură pornind de la mare, de la arhitectură, elementele de cultură, care sunt arhitectura, decorația și apoi mobilierul. Vorbește despre arhitectura care este dedicată omului, casei, dimora. Arhitectura plecată de la detalii la obiectul. E vi ho detto prima
vediamo come nel tempo questa tipologia sono qui. Ma non è contento di parlare, è una detta prima, questa non è contento e questa è la sua carriera, è una cosa romana. E questo motivo, il timpano del portico, farà strage in tutta l'architettura neoclassica inglese e non da lui. L'atrio non è più a cielo aperto, ma il cielo è rappresentato. Questo è l'atrio della Malcontina. È una architettura straordinaria. Non parliamo di una casetta. Ma, per esempio, nella città di Pienza, città fondata per casa nel XV secolo, la tipologia della casa d'atrio viene ampiamente adottata. In esempio, in questo palazzo di Colonia, come si chiama il cielo aperto, o a Milano, nel XVI secolo, nel palazzo d'Alberto, la stessa tipologia, per il stile, l'atrio, la falce, la tipologia continua nella sua, perdura nella sua vitalità, nel XIV, nel XV, nel XVI secolo. Allora, e ancora nel XVIII secolo abbiamo esempi che confermano questa vitalità. Guardate la casa che c'è di Giotto Grande a Milano, la Fauce, l'Atrium e il giardino dietro il Padrino. La casa romana che continua nella sua tradizione. Addirittura abbiamo anche l'Eglise. Questa casa del 1700 di Giotto Grande è un esempio che parla della continuità culturale e compositiva della casa romana. Casa romana. Casa romana. E ancora nel neoclassicismo, nell'Ottocento, vediamo come la tipologia instaurata da Palladio, il disegno italiano, viene in contesura citata nella Villa di Matteo Cortese a Napoli, prima della classe della grande bellezza, dove la sequenza spaziale è sempre la stessa, con l'atrio di cielo aperto, il portico e il giardino. Ma un caso straordinariamente probante è che questa tipologia viaggia nel mondo, normalmente. Per esempio, quando gli spagnoli conquistano l'America e cominciano a fondare città, le fondano sullo schema della città quadrangolare, Las Leyes de Indias, le leggi dell'India, agiscono perfettamente la rispondenza della città quadrangolare alla città romana, ma non solo, le case sono costruite come erano quelle in origine. Ma l'esempio più straordinario, anche più ci meraviglia, è quello della città di Montevideo. Montevideo è stata fondata nel 1723, è una città quasi moderna. Ma cosa succede a Montevideo? Guardate qua. Queste sono le tipologie negli anni tra il 1780, quindi alla fondazione, fino al 1930, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, delle case che caratterizzano il tessuto urbano di Montevideo. Ma che case sono? Ma queste sono uscite dagli scavi di Pompei. Tutti. Guardate. Falchi, atri, cabini, ale, giardino. Sono tutte così. La tipologia viaggiata e dopo
quasi 2000 anni, ritroviamo le stesse case riproposte in un contesto completamente diverso, lontano, un contesto nuovo, di fondazione, che adotta la tipologia della casa italica. Per questo diventa casa italica e non casa italiana, anche se queste case, per modernità, erano costruite da artigiani italiani che avevano portato le loro abilità nella America Latina. Guardate, è una casa pompeiana, quindi così, si muove, e all'esterno la facciata è disegnata in funzione di comunicare sia con la strada, ma anche di regalare riservatezza agli ambienti. Ecco, infatti le prime due case, le prime due camere, normalmente erano destinate ad attività professionali, erano studi professionali. Deci vorbim despre călătoria, această tipologie de casă călătorește în lume, în momentul în care spaniolii au ajuns în America de Sud, ei construiesc orașele și casele pe acest model, conform caselor, după ceea ce era construit în Europa. Și vorbește un exemplu special de la Montevideo, fondat în 1723, în care între 1780 și 1930, casele care sunt construite în toată această perioadă lungă de timp, 150 de ani, tipologia casei este parcă ieșită din săpăturile de la Pompei. Deci toate casele păstrează tipologia casei romane, casei italice, descoperite la Pompei. Este un... acest context nou, în acest context nou și foarte depărtat, dar care adoptă tipologia casei italice. De fapt, casele sunt construite de muncitori italieni care vin cu cunoștințele lor, cu meseria lor, cu merdele lor. Și vorbesc de această casă, de exemplu, ne-o prezintă. Este o casă orientată spre exterior, în care partea din față, pentru camerele din față, cele pe care le vedem, sunt pentru activități profesionale orientate către exterior, dar care în același timp reușește să păstreze identitatea pentru viața familiei. Tutte lo stesso andamento che l'hanno, con piccole differenze, ma, e per personalizzarle, gli artigiani italiani avevano disegnato un catalogo con diversi tipi di facciata che rispondevano sempre alla stessa qualità spaziale dell'interno. E ognuno ci sceglieva la sua facciata, ma fammela così, e quattro finestre, sono sempre uguali. E il panorama urbano è straordinariamente variabile, bellissimo, perché le case sono costruite secondo una regola fondamentale, che riflette una regola originale, di cruvi o di torri, a volte di torri. Allora. Questo può fare spre la casa costruita la Monte di Deo, le proprie artisani meșteri italieni, au făcut diferite tipuri de fațade, în general cu aceeași distribuție, acele patru fereastre, dar cu modele diferite. Omul își putea alege tipul de fațadă, care să fie construită. Și atunci toate aceste lucruri dau această unitate în tipologia, imaginea orașului Montevideo. La cultura arhitettonica uruguaiana porta una innovazione. Il cielo è sempre aperto, ma questa volta è anche coperto. È coperto da grandi strutture di vetro e di ferro che sono mobili, che si possono aprire come il teatro di Venezia, che si possono aprire e si possono chiudere. Però il disegno si vuole fare sono ordinati, questa famiglia si apre quando si può e si chiude quando si vede. E le coperture della città di Montevideo sono bellissime perché uno vede una serie di cristalli sulle case. È un panorama molto luminoso, molto tangente secondo i momenti delle luci che vanno. Casele primesc însă, datorită culturii locale, primesc însă și un element specific, și anume archimul de linea acoperit, și este acoperit cu o structură mobilă din metal și sticlă, care se poate deschide și lăsa felul acolo deschis sau se poate întinde. Și ceea ce dă o imagine belisimă, superbă, frumoasă,
stiamo avvicinando alla contemporaneità. Questa costruzione, quella della fine dell'Ottocento, quasi è un momento di passaggio. È il Palazzo del Bardo a Tunisi. Il Palazzo del Bardo a Tunisi riflette completamente l'andamento della guerra. Addirittura con il suo triclinio, le sue aree, i suoi argini, la sua fontana centrale e il cielo a terra. È straordinario. Oggi il Museo Archeologico di Tunisi, che c'è la raccolta più interessante, più bella di Museo Cinquecento Romano di Tunisi. Este vorba despre Palatul Bardo din Tunisia, este Muzeul de Arheologie în prezent. Este vorba că ne apropiem de sfârșitul secolului de 19, sfârșitul anilor 1800, în 1987 este inaugurarea și este o preluare la acest Palatul Bardo a rezat aceste tipologii la Tunisia. Siamo alla contemporaneità. Negli anni 30, prima della guerra, Gio Ponti studia la casa ad Agri. Sono studi teorici, dove lui ripropone la tipologia della casa romana, adattandola alla contemporaneità. Quindi abbiamo i grandi atri, i giardini, le aree, la cubicola, tutta la successione, così. Ingresso, cammini. Questo è uno studio, non è realizzato. Anni 30, Gio Ponti, fatto lo studio, pleacă către casa italica, casa romană. Se e un studiu teoretic, ceea ce vedem este, nu există, nu s-a făcut niciun studiu, și propune tipologia casei italiane și partea de studiu. Mai maestro, în Venezuela, a Caracas, costruisce una casa meravigliosa, la Villa Financiata. È una casa adatta a me, il modello della casa latina, della casa romana, dove tutto ruota intorno a uno spazio a cielo aperto. La lasciata che si viene alla casa moderna, dove come gli antichi romani, il maestro introduce esempi di arte, di arte visiva, di arte dell'indagine, di arte della decorazione portata da Venezia. Introduce elementi di arte, mosaico, arte della Venezia, non facciamo più di un'esempio in casa. Questa è la relazione che si instaura nella diapositiva di tra il Carlino, il Sala di Pranzo e l'arte in parte al cielo aperto. Dove le decorazioni, vedete? Dove la decorazione della parete di fondo assomiglia a una citazione di alcune decorazioni dell'architettura bizantina che non è lontana da qua. Se noi arriviamo a Mesobà possiamo vedere in Bibbia, possiamo vedere queste decorazioni che sono gli antenati le decorazioni portate da Venezia a Venezia a Caracas nel mese di Venezia. Grazie per le preparative, adesso di Venezia ci faccio conto una cosa parallela, Venezia ci una orientale, ci ma dove tutto le decorative, ma dove tutto culmina e termina con la stanza. Baraldi, alla metà del secolo, disegna per se stesso come un esperimento una piccola casa, che è una casa romantica, una casa arabica, e la porta in villaggio, il Sadore. Questo è un disegno che l'ha fatto per se stesso, è una casa romantica, trasferita ad altre latitudini. Luigi Cosenza, un grande ingegnere architetto importante, realizza casa, questa bellissima casa, che ricambia la casa di Venezia.
usa le stesse modalità compositive nella casa di Milano. Siamo nel 1976 e stiamo arrivando ai nostri giorni e finalmente Edoardo Solto de Mollo prende come ultimo esempio, ma ci sono altri esempi interessantissimi per dire di lui, perché inizia a Matosino pochi anni fa la stessa tipologia di case letterarie che sono composte secondo lo schema del intercambio delle donne sociali. Concludendo, l'uomo quando scopre l'architettura disegna la sua casa intorno a uno spazio aperto. Questo vale per una casa pastorale del nostro paese, questo vale per una casa contadina dell'Italia, questo vale per una casa del Marocco, questo vale per una casa rurale in una piccola isola sulla punta della Sicilia, questo vale a Pechino in Cina, questo vale come contaminazione degli scavi archeologici della città di Pechino nell'Italia meridionale, questo vale nelle montagne della Sierra di Tocca in Argentina, questo vale in una casa contadina in India, e questo vale anche a casa mia. Descoperă arhitectura construiește casa într-un spațiu deschis. Și tot acest concept se aplică Yeah.